benvenuti, secondo appuntamento, seconda opera prima, come dicevamo, anche questa presentata in concorso al Torino 2019, Torino 37esima edizione, quindi io do il benvenuto a Grace Glowick, spero di aver detto bene il cognome, perché non ci alleniamo prima con i cognomi, quindi poi spesso, essendo meno familiari, che appunto è una delle attrici del film, e accanto a me invece c'è il regista, appunto Harry Czepka, credo che sia così. Ok, questo è corretto, ci siamo riusciti. Mi ha molto colpito, Harry, una cosa che tu hai messo, si chiede sempre, lo sapete, no? Quando si preparano i press book o i cataloghi, la dichiarazione del regista, che spesso è scolpita nel marmo, a volte è scritta sull'acqua. Però la tua dichiarazione mi ha molto colpito, dicendo: questo film è costato 5 anni di sudori, di sudore, lacrime, sangue, quindi sembrava Winston Churchill, insomma, che invitava i britannici. Allora, Harry, hai voglia di raccontarci come mai è stata così dura, hai dovuto spendere sudore, sangue e tutt'altro per realizzare questo film? Thank you. Well, maybe it was a bit of an embellishment, this film was the culmination of my time at the graduate film program at NYU. So it was my thesis film, and so I was speaking through the 5 years of, you know, it was 5 years of studying, and Grace and I often speak about how we started. Making 3-minute YouTube comedy skits mm-hmm. together, and so we had no idea that we would enter into, you know, formal cinema filmmaking. So maybe the idea of the 5 years is we both feel very sort of surprised and grateful that we went from not knowing how to use a camera or anything to making a sort of classical feature film. Diciamo che forse ho un po' abbellito le cose nel fare questa dichiarazione, però questo film è di fatto il film che io ho portato all'esame di diploma alla scuola, quindi è un film che ha richiesto molto tempo e che mi ha accompagnato nell'iter scolastico dei 5 anni di studi. Grace e io ancora oggi parliamo del fatto che siamo passati dal cimentarci con delle videocamere per mettere dei piccoli filmati su YouTube senza avere la minima idea di come si realizza un film strutturato in modo tradizionale, fino appunto a riuscire a fare un lungometraggio che rispetti tutti i canoni del cinema formale. Forse il motivo per cui ha richiesto questo progetto così tanto tempo è stato proprio il fatto che io non avevo idea di come dovevo usare una macchina da presa. Harry, questa è una splendida risposta, però mi viene in mente, è il tuo film di diploma, e quindi che cosa insegnavano in questa scuola? Perché se dicevi no, che non avevi bene idea di che cosa e di come si potesse realizzare un lungometraggio, questo mi interessa molto, no? Yes, it was the it was at New York University, the graduate film directing program. So you didn't need any experience to begin, but it was very focused on directing actors and looking at many examples of sort of independent auteur-driven filmmaking. So it was 3 years of experimenting with directing actors, and then 2 years to make your film. And our crew on RAF was about 8 of my classmates who are also all directing students, and so we all sort of pitched in, moving across departments to help with different aspects of the film, since our crew is so small. And I also say that since it was my thesis film, I felt very free to try different things and to experiment with different styles
and formal aspects of filmmaking. Era il programma dell'Università di New York per appunto la laurea in regia cinematografica. Per iscriverti a questo tipo di corso non avevi bisogno di aver maturato nessun tipo di esperienza e gran parte del ciclo di studi era orientato sulla direzione degli attori per quanto riguarda la regia e focalizzato su produzioni cinematografiche indipendenti, per cui sostanzialmente 5 anni si sono suddivisi in 3 anni a imparare la direzione di attori e 2 anni sulla realizzazione del film, tant'è che poi quando abbiamo deciso di intraprendere questo lavoro la mia troupe era composta da 8 ex compagni di corso e ciascuno dava una mano, per cui i vari dipartimenti si interscambiavano e ognuno contribuiva il più possibile. Però essendo il film di diploma, questo ci ha permesso di sentirci estremamente liberi di sperimentare e di tentare cose diverse. Grace, nel film c'è un rapporto molto interessante fra due figure femminili che hanno delle sfumature completamente diverse. Hai voglia un po' di approfondire la dinamica fra queste due realtà? Che esperienza è stata appunto per te? So the relationship between the two women in the film, it's a toxic relationship. My character, I would say, doesn't have a very strong sense of boundaries between herself and the outside world, which includes the other people in it. So she's a very permeable character that suffers from not being able to keep people out of her identity. And it was really wonderful acting opposite Jessie Stanley, who plays the other woman. She's a really wonderful actor. So even though we were portraying this toxic, unhealthy relationship, it was quite a pleasure to perform it because there was such a fraught tension between the two of us. So it was a very enjoyable experience as an actor and very painful experience for the character. Il rapporto che c'è tra queste due giovani donne nel film è un rapporto assolutamente tossico, nel senso che il mio personaggio è incapace di stabilire un confine tra se stessa e il mondo esterno che la circonda e questo la rende assolutamente permeabile al contatto con gli altri e soffre proprio della sua incapacità di non riuscire a preservarsi, a proteggersi e a tenere lontane dalla sua vita le persone che dovrebbero di fatto essere lontane da lei. L'esperienza sul set però con Jessie Stanley, che è l'attrice che interpreta l'altra figura femminile, è stata assolutamente meravigliosa perché lei è un'attrice meravigliosa e quindi al di là delle tensioni che esistono tra i personaggi e del fatto che il rapporto che esiste fra loro è assolutamente insano, per noi, per me in particolare, è stato un vero piacere recitare con lei. Harry, ti posso chiedere che cosa ti incuriosiva come cineasta nel mettere in scena proprio un rapporto che giustamente Grace definiva tossico? Tossico significa sbilanciato, significa in cui c'è una figura, se volete, dominante. Cioè, che cosa ti... I think it's... what was interesting to me was exploring a relationship that perhaps in an ideal world would have had, you know, some sort of genuine chemistry and truth to it, but which had been tainted by a power dynamic. I feel that as we get older, we tend to spend more and more time with people of the same class background as ourselves and have fewer intimate relationships with people of different levels of power and, you know, financial means and class. And so I wanted to see, to explore what would happen when two people who
are already stratified into their various relationships types, strike up an, you know, a spontaneous relationship. In terms of the gender aspect, this primarily came from the fact that I'm very good friends with both of the leads, Grace and Jesse, and I knew very closely their acting capabilities. And so first and foremost, it came out of wanting to work with two gifted actors. And I think that a power dynamic of this sort could happen with two men or people of any identity. L'interesse per me è stato quello di esplorare un rapporto tra due persone, due esseri umani che provano comunque un'attrazione assolutamente autentica e che, dove esiste di fatto un grado di verità in questo rapporto, ma non è ideale proprio perché viene a un certo punto intaccato da una dinamica di potere. Ciascuno di noi, man mano che cresce, tende a stabilire rapporti con persone che appartengono alla propria classe sociale, in cui il livello di potere e di autonomia in qualche modo si equivale o è affine. È difficile che dopo un certo periodo della nostra vita noi tessiamo dei rapporti con persone molto diverse da noi da questo punto di vista. E mi interessava invece capire come questi rapporti possono nascere spontaneamente, malgrado esista già una sorta di stratificazione comportamentale che si è radicata in noi nella tendenza appunto a frequentare le persone del proprio entourage. E per quanto riguarda il fatto che sono due donne, io sono molto amico sia di Grace che di Jesse e le ho sempre considerate due attrici molto talentuose, quindi volevo proprio lavorare insieme a loro e vedere come sarebbero riuscite a mettere in atto questa dinamica di potere che però di per sé potrebbe anche esistere fra due uomini, per esempio. No, questo è evidente. Grace, qual è stato, visto che c'era questa familiarità da tanti anni con chi a un certo punto si è messo dietro la macchina da presa dicendo azione, ripetetela, va bene così, che tipo di apporto avete dato nella costruzione dei personaggi? I'm not sure if this is the question exactly, but what comes to mind is, so I do know Harry very closely. He's probably my best friend, and we've been roommates, and we were just talking on the walkover. We bought our first cameras together, and he really was the first person to really believe in me as a performer. And so it's a very intimate director-actor relationship. Even it was existing even before we knew that I was an actor and we knew that he was a director. It was very organic how our dynamic came about. And in terms of the relationship between us on this film, because I intuited that Harry was very much writing a personal story about his experience, I always understood my character as Harry. So the whole film, I played my interpretation of Harry. So I always conflated my character with what I knew of him and what I intuited he had gone through in a relationship like this. So it was incredibly intimate, and even when there was all this busy energy on set, even if we weren't communicating, I would always just know that I was performing for him, to him, and trying to be of him, if that makes sense. So it was a very intimate performance, specifically for us, I think.
Ari e io siamo veramente migliori amici, siamo stati, abbiamo condiviso l'appartamento, abbiamo acquistato insieme la nostra prima macchina da presa e lui è stato il primo a credere in me come attrice. Quindi il rapporto fra di noi non è il semplice rapporto che può esistere tra un regista e una protagonista, ma è un rapporto molto più intimo. In più, in questo film in particolare, io sapevo che si trattava per Harry di una storia molto molto personale e sapevo che in qualche modo il mio personaggio era Harry, cioè io sapevo di essere lui sul set. Quindi quello che io ho cercato di fare è stata la mia interpretazione di Harry nella situazione che viene descritta sul film, quindi un livello di intimità ancora più profondo, nonostante tutta un'energia che poi si è sviluppata sul set, che magari andava al di là di quello che è il nostro rapporto, però io ho cercato veramente di recitare per lui, avendo lui in mente e pensando proprio di essermi calata nel suo modo di essere. Io ringrazio moltissimo Grace ed Harry di essere stati con noi, vi auguro una buona giornata e ci vedremo in futuro a Torino o altrove.